Bello! C'è da rivedere il posizionamento delle cose qui per ora. Tu qua con me. Che non si dica poi che non sono un uomo di parola. Sì, perché nei giorni scorsi su Instagram vi ho proposto due sondaggini piccolini e la totalità delle risposte ha riportato che volevate vedere prima lui. E chi sono io per dirvi di no? Questo non significa che non vedrete l'era ITX, ovviamente, ve lo porterò subito dopo. Visto che però ultimamente sto trattando veramente tanti case di questo tipo insieme a voi e mi sto divertendo un sacco nel farlo e spero anche voi, vorrei rilanciarvi la palla per suggerirmi il prossimo. Ovviamente dopo di questo ci sarà, appunto, come detto, il modello Fractal Design che avete già visto sia qui sul canale che sui vari social, però successivamente vorrei un consiglio da parte vostra, quindi vi rilancio un sondaggio quassù nelle schede. Ovviamente i case che vi propongo sono tutti quelli, diciamo, accessibili, perché al momento non posso recuperare cose come il Ghost, che è letteralmente introvabile, o i Velka, che appunto è difficile far spedire qui in Italia in questo momento storico, però ci arriveremo anche con quelli, non vi preoccupate. Oggi però il protagonista è lui, la scena è tutta sua, e come vedete già dalle forme, diciamo, visto che abbiamo trattato il Node proprio nell'ultimo video, lo ricorda un pochettino, E non a caso, perché internamente in effetti è fatto molto simile al Node 202 che vi abbiamo fatto vedere, perché invece che avere la struttura sandwich che abbiamo già conosciuto con il Dan e con il Geek, in questo caso la struttura è sì divisa in due, ma parte sotto, parte sopra. Non voglio fare la mia solita introduzione di 25 minuti, quindi passerò direttamente all'azione, ma prima di questo... Cambia la veste, ma non cambiano le offerte! Hookies è il nuovo sponsor per il 2020! Su Hookies potete trovare chiavi di software, sistemi operativi e giochi, a partire da Origin, Steam, Uplay e perché no, anche PlayStation. Non cambia neanche il nostro codice sconto per software e sistemi operativi. Ad esempio, inserendo PD20 a carrello per l'acquisto di Office 2016, ricevete il 20% di sconto. Oppure, la classica chiave di Windows 10 Pro OEM sarà sempre disponibile a 10 euro. Vi basterà quindi inserire il codice sconto, selezionare PayPal come metodo di pagamento e il gioco è fatto. Ma ora torniamo al video. Oltre al nostro sponsor, qua sotto in descrizione trovate anche tutti i link a questa configurazione, ovviamente, come al solito, compreso lui e, inutile dirlo, anche i nostri social, quindi Instagram, dove potete seguirci e, appunto, partecipare attivamente, perché facciamo spesso anche sondaggi per chiedervi un'opinione, e i nostri canali Telegram, chiaramente, quindi quello delle offerte dove poter risparmiare con un sacco di sconti fighissimi e quello delle discussioni dove possiamo parlare, interagire e anche consigliarvi all'acquisto spesso e volentieri. Con questo si conclude ufficialmente il momento marchetta, quindi vado ad assemblare. C'è dentro roba! Vi sposto da lì così vedete meglio, che dite? La prima osservazione è che chiaramente il PC è fatto in lamiera e mi aspettavo decisamente di meglio da questo modello, a dire il vero, perché lo aspettavo da tanto tempo, mentre invece mi ritrovo, diciamo, un po' deluso, a dire il vero, perché qui sotto, sopra e davanti è plastica. Suona bene, ma è plastica. E le paratie, compresa la struttura, sembrano proprio di materiale non propriamente premium, ma anzi abbastanza, appunto, lamieroso. Qui si accede al vano interno tramite una sola paratia, quindi non si apre da entrambi i lati. E qui, sulla paratia che abbiamo smontato, c'è già una ventola da 120 installata. Qui chiaramente andrà la nostra scheda madre, alimentatore, dischi. Smontiamo un po' tutto, va? Qui c'è il nostro adattatore PCI Express, è letteralmente una L. Qui andrà la nostra scheda video, mentre invece questo andrà nella scheda madre. Oddio, che roba strana. Piedini! Interessante. Noto con piacere che c'è anche un altro PCI. E da qui può entrare la scheda video. Sempre più strano. Filtri, filtri! Ovviamente anche in questo caso abbiamo una prolunga per l'alimentazione, perché il cavo entrerà da qua, da dietro, ma l'alimentatore starà qua. Montiamo! Ho come la sensazione che dovremmo andare a fare un cambio, perché la ventola lì mi sa che non ci può stare.
Sì, la sensazione è proprio quella di avere per mano un case di altri tempi. Io in questo caso mi ero un po' portato avanti col lavoro, lasciando semplicemente montato già dissipatore, processore e RAM, come la Juve. Ma alla fine ho deciso di mettere il sistema su di lui. Ho dovuto fare questo perché lo 03 qui è compatibile con i Full ATX, quindi necessitava una mascherina il mio SFX. Ricordiamoci il tastino perché poi non lo tocchiamo più. Arrivati a questo punto io dovrei installare la scheda video, che tra l'altro molti di voi mi hanno detto nel video dell'Hackintosh che sono compatibili anche le nuove RX, quindi ho già pensionato la scheda puffo, RIP. Mi sono portato avanti con il disco, l'ho installato qui per vedere un pochettino come era fatta l'installazione e non è che mi faccia impazzire poi così tanto, anche perché i cavi vanno direttamente sulla scheda madre. Non una soluzione elegantissima, diciamo così. Ora però devo installare appunto la scheda video e per farlo questo va levato. Aha, è qui che serve lui allora. Non mi piace per niente. Vabbè, per installare la nostra bellissima scheda video, io prima devo far sì che il cavo di alimentazione passi. Vabbè, non è sicuramente un case fatto per essere guardato, diciamo, però giustamente non ha paratie trasparenti o cose di questo tipo. Alla fine questa organizzazione non esce neanche così disordinata, volendo vedere, però è tutto coperto e io non ho idea di dietro come possa essere la scheda video. Oh, guarda, la intravedo! Ci sono un paio di cose furbe in questa configurazione in particolare, perché già da qui il fatto di aver installato un SFX al posto di un ATX mi ha lasciato molto più spazio in questa zona, molto più spazio per nascondere i cavi anche nella parte di avanzo, tra virgolette, dell'adattatore stesso, per cui con una configurazione che adotta uno standard ATX full già non mi immagino dove ci sarebbe stato tutto questo. Ma come detto, esteticamente questa zona non la vedrete mai perché la paratia è chiusa di fatto, per cui quello che fa parte del lato estetico del case è il LED davanti e la parte frontale. Quindi il fatto che sia un po' confusionale, che non riuscite a fare un cable management perfetto in questa zona, vi interessa ma non per il lato estetico. Dovete ottimizzare il più possibile ed è fattibile appunto già solo con un SFX al posto di un ATX, per quanto riguarda l'alimentatore ovviamente, ma per il resto non state lì a dargli un aspetto estetico, perché di fatto appunto la paratia chiude tutto. E a proposito di paratia, colleghiamo la ventola, 3 pin tra l'altro. Non proprio quello che mi aspettavo da questo Silverstone. Nel momento in cui sto registrando il video, questo RVZ03 lo trovate sopra i 100 euro, circa 115-116. Oltre al fatto che sempre su Amazon trovate anche il suo modello ARGB, che diciamo dovrebbe essere una versione rinnovata con, indovinate un po', i LED frontali RGB. Però di struttura e di materiali, presumo, rimane uguale, identico e costa più o meno la stessa cifra, forse qualche euro in più, ma veramente pochissimo in più. Oltretutto c'è il fratello minore, che è l'RVZ
02, che al momento attuale costa poco meno di 100 euro, 99-98 giù di lì, però ha qualcosina in meno a livello di struttura, ha un aspetto diciamo magari un po' meno accattivante, ma sti cazzi. Devo ammettere che di problematiche durante l'assemblaggio non ne ho incontrate di particolari, anche quello che sembrava macchinoso, proprio l'installazione della scheda video, quindi su tutto un blocco a parte che poi dovevi smontare, alimentare, rimontare, un po' diciamo a incastro, a mo' di Lego per intenderci, alla fine non si è rivelata difficile come procedura, quindi in tutto e per tutto l'assemblaggio è facile, è comodo. Come già straripetuto, non è un case che punta sull'estetica interna, quindi non è un case che punta a farvi vedere l'hardware, ma semplicemente punta ad essere minimale, funzionale, sia verticale che orizzontale a seconda. Ci sono sia i piedini che io ho messo adesso per la verticale, sia i piedini da posizionare sulla paratia, questa in particolare, per metterlo in orizzontale. E appunto, come vi ho fatto vedere, ci sono tre filtri antipolvere. Nel momento in cui lo posizionate in orizzontale, li posizionate qua, qua e qua. Quindi a livello funzionale non è per niente male come case, non è affatto un brutto case. Il problema chiaramente è il prezzo, perché quando sul mercato c'è un Node 202 che lo pagate al momento attuale 80, massimo 90 euro nel momento in cui sta a un prezzo peggiore, è difficile consigliare una roba del genere. Per cosa? Perché hai LED frontali? Tra l'altro questo 03 è la versione con LED ma non comandabile, perché quello che vedete davanti, la X, quella illuminata davanti, si alimenta semplicemente, quindi non ha effetti di colore, non la potete collegare alla scheda madre, eccetera eccetera, cosa che ovviamente hanno voluto aggiornare con il modello ARGB che vi citavo prima. L'ho già detto anche durante il video, ma non so se poi andrò a fare dei tagli, quindi lo ribadisco anche qui nelle conclusioni. Quello che più mi ha fatto storcere il naso in assoluto per questa configurazione, per questo case in particolare, non è tanto il prezzo quanto i materiali, perché di fatto andando a smontare pezzo per pezzo vi ritrovate davanti a lamiera e plastica, ma non di alto livello, perché veramente sembra di avere a che fare con un case di 10 anni fa, se non di più. Qui io mentre montavo, di fatto andando a staccare i pezzi, le paratie, andando a smontare quello, quello, quell'altro, mi sembrava di avere a che fare davvero con un case di livello cheap. E non voglio diventare noioso, ve l'ho detto anche l'altra volta per il Geek a 50, però quando spendi più di 100 euro solo per il case, una sensazione di questo tipo ti fa girare non poco le palle. Detto questo ragazzi, io chiudo qui questa prima parte dedicata al Silverstone RVZ 03 e vi invito a farmi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate, se lo avete anche voi, se pensate tutt'altro rispetto a quelle che sono state le mie conclusioni fino a questo punto, fatemelo sapere tranquillamente qua sotto nei commenti e ricordatevi di rispondere al sondaggio qua nelle schede con il prossimo case. Io vi rimando ovviamente al prossimo video dove lo proverò come ho fatto negli ultimi casi, negli ultimi appunto case. Voi lasciate like se vi è piaciuto il video, condividetelo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come al solito. Alla prossima!